Fano può contare su un sistema di controllo del territorio capillare e puntuale grazie ad un progetto di videosorveglianza che sfrutta dispositivi tecnologicamente avanzati. Grazie agli importanti investimenti dell'amministrazione comunale negli anni, Fano può ritenersi videosorvegliata in diversi punti strategici, dagli incroci più pericolosi ai punti di entrata e di uscita della città, ai quartieri più popolosi e nelle zone di periferia. Se ne è parlato questa mattina tramite una conferenza stampa indetta da Comune e Polizia Locale. Sicurezza sinteticamente possiamo dire che fa rima con certezza, la certezza che con quei sistemi riusciamo a rintracciare veicoli e persone che in quel momento hanno commesso dei fatti illeciti. Solo quest'anno abbiamo già rintracciato 6 persone che si sono resi responsabili di danneggiamenti e poi non si sono fermati. Al momento abbiamo in totale 165 telecamere, di cui 125 sono di videosorveglianza, quindi ci consentono di vedere le immagini e la scena in loco, e 33 sono di lettura targhe, di cui 31 impostazione fissa e 2 mobili, che quindi ci consentono di operare nelle zone in cui abbiamo necessità di fare delle indagini e delle attività, e 7 sono invece le telecamere che presenti alle isole ecologiche, proprio perché insieme agli ispettori ambientali di ASET controlliamo anche il corretto conferimento dei rifiuti. In questi numeri non vengono tenuti in considerazione gli autovelox, ma solo la parte di videosorveglianza. Ultimi acquisti riguardano dispositivi di ultima generazione come sistemi intelligenti di riconoscimento alla persona e delle targhe delle automobili e anche nelle isole ecologiche. 2 sono i sistemi, gli ultimissimi acquisti recenti, mobili, perché abbiamo fatto una programmazione di presenza di telecamere di videosorveglianza in tutta la città, partendo dai quartieri in cui c'erano maggiori necessità e mappando bene il centro storico, ma con i 2 sistemi mobili riusciamo comunque ad essere presenti in modo a rotazione in tutti i quartieri periferici nei quali c'è in programma l'installazione di nuovi sistemi di telecamere, perché non meno importante dell'acquisto delle apparecchiature è l'investimento nelle infrastrutture di ponti radio. Quello di Monte Giove e quello di Monte Schiantello ci permettono anche di essere a supporto di quelle necessità di comunicazione radio a disposizione del COC, di tutti i soggetti, protezione civile ed altri che lavorano nei casi di calamità. Una visione lungimirante nel costruire un progetto di sicurezza nella nostra città. Queste le parole del sindaco Seri. Effettivamente quando sono arrivato c'erano 6 telecamere non funzionanti. Oggi ne abbiamo 165 in un contesto complessivo che va a fare un controllo con una strumentazione innovativa e tecnologicamente avanzata. Questo che significato ha? Un significato di prevenzione, ha un significato di controllo, ma anche un significato di indagini, di investigazioni. La sicurezza non è solo un tassello, è anche una collaborazione, è anche in un contesto territoriale che non si chiude nel confine amministrativo, e su questo devo dire anche qui siamo un'eccellenza, perché tutto quello che facciamo sta in una piattaforma di carattere nazionale, di collaborazione anche con gli altri comuni, e questo è utile per noi, ma è utile anche per altri tipi di indagini, da quelle nazionali e internazionali. Quindi veramente in questi anni è stato fatto un lavoro straordinario, ma con una visione, con un progetto complessivo, lungimirante, e oggi possiamo raccoglierne i frutti.